Il nuovo album di Ricky si chiama Mania e uscirà a ottobre, pronto anche il tour. Non è passato neanche metà anno dall'uscita del primo album di Ricky, finalista di Amici e vincitore della categoria cantanti, che arriva l'annuncio dell'uscita del nuovo lavoro del cantante milanese, Mania. Perdo le parole era presentato come un EP e conteneva, come si leggeva nella nota stampa, un best of dei migliori brani scritti da Ricky nella sua giovane carriera, che permise al ragazzo di andare subito in testa alle classifiche, rimanendoci per 8 settimane non consecutive che gli hanno permesso di essere anche l'album più venduto della prima metà del 2017, triplo disco di platino, mettendosi alle spalle Comunisti col Rolex, l'album che vedeva per la prima volta assieme, sulla lunga distanza, Fedez e Lunga X. Il nuovo album è Mania. Il nuovo album, quindi, si chiama Mania, e il gioco di parole Ricky Mania è lì a portata di mano, e uscirà a fine ottobre, anticipato, però, dal singolo Se parlassero di noi che sarà pubblicato il 29 settembre e che è descritto come una ballad il cui testo è stato scritto da Ricky e la musica a quattro mani con Riccardo Scirè che ha seguito anche l'arrangiamento e la produzione musicale. Nelle settimane scorse Ricky aveva fatto capire di essere in fase di scrittura, al punto che ad agosto aveva avvisato i propri fan che si sarebbe preso un po' di tempo per lavorare a qualcosa di nuovo, si torna a scrivere isolati da tutto. Due album a pochi mesi di distanza. Non è raro che un cantante appena uscito da un talent pubblichi due album a distanza non enorme l'uno dall'altro, sebbene 5 mesi siano un tempo molto breve. Da una parte potrebbe essere il modo per sfruttare al massimo un piccolo fenomeno, qual è Ricky, che ha fatto dimenticare in poche settimane i risultati della scorsa edizione, rischiando di regalargli due prime posizioni in pochi mesi, da un'altra parte a questo potrebbe aggiungersi l'effetto Sanremo con una prima edizione e poi un repack a febbraio. Tutte le date del tour di febbraio. L'unica cosa certa di febbraio, però, per adesso è il tour che il cantante ha annunciato con la notizia dell'uscita di Mania. Alle due date sold out novembrine, quella del 15 novembre all'Alcatraz di Milano e quella del 18 all'Atlantico di Roma, è stato aggiunto un vero e proprio tour di 9 date che partirà il 16 febbraio da Venaria, Tu, e terminerà il 10 marzo a Nonantola, Mo. 15 novembre 2017 Milano Alcatraz sold out 18 novembre 2017 Roma Atlantico sold out 16 febbraio 2018 Venaria, Tu, Teatro della Concordia 20 febbraio 2018 Padova Gran Teatro Geox 22 febbraio 2018 Firenze Obial 23 febbraio 2018 Brescia Gran Teatro Morato 26 febbraio 2018 Milano Alcatraz 02 marzo 2018 Roma Atlantico Live 05 marzo 2018 Napoli Pala Partenope 09 marzo 2018 Bologna Estragon 10 marzo 2018 Nonantola, Mo, Vox Club.